tratto dal bestseller del 2013 di David Icke. Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni. Questa è la parte numero 10. By making ourselves very small, perhaps we will see what these rocks. Bentrovati e buon viaggio. Allacciate le cinture. Over decades now, geochemists have been measuring lunar samples and earth samples and found that the chemical signatures of the two are identical in a very special way. Fate un bel respiro, è il momento di ripartire. Esistono due tecniche manipolatorie di massa che è essenziale comprendere. Ho chiamato la prima ormai tanto tempo fa problema-reazione-soluzione e la seconda totalitarismo per gradi. Entrambe vengono utilizzate di concerto per far avanzare i piani degli illuminati, giustificando i cambiamenti che si vogliono imporre, celando i collegamenti che caratterizzano gli eventi mondiali. Il problema reazione-soluzione funziona così. Poniamo che tu voglia cambiare la società con dei metodi che, come normale che sia, se venissero annunciati apertamente susciterebbero grandi opposizioni, come ad esempio l'intenzione di entrare in guerra, sopprimere le libertà fondamentali e introdurre uno stato di polizia. Quindi, per evitare l'ondata di ostilità, non riveli apertamente quali sono i tuoi piani, ma utilizzi il problema reazione-soluzione. 1. Crei tu stesso un problema. Potrebbe essere un attacco terroristico, un crack finanziario o una guerra. Qualunque cosa si adatti al risultato che vuoi ottenere. Poi incolpi qualcosa o qualcun altro del problema che hai segretamente creato. 2. Ora racconti alla gente la tua versione del problema, quella che vuoi far credere, attraverso i media ciechi e accondiscendenti che la ripeteranno a pappagallo come se fosse vera. A quel punto vuoi che la gente reagisca con paura e con l'esortazione a fare qualcosa. La notizia potrebbe essere che Osama Bin Laden ha orchestrato l'11 settembre da una caverna in Afghanistan, o che l'influenza suina è mortale e che è scoppiata in una fattoria messicana, quando in realtà non ha colpito neppure un suino in tutto il mondo. 3. A questo punto proponi le soluzioni ai problemi che hai creato, soluzioni che porteranno avanti il tuo obiettivo, ovvero la trasformazione del mondo. Una volta che si impara a riconoscere come funziona, si vedono esempi di problema, reazione e soluzione praticamente ovunque. Le due guerre mondiali rappresentano entrambe un problema, reazione e soluzione architettato ad arte, come ho spiegato dettagliatamente nel mio libro E la verità vi renderà liberi. Furono le stirpi a manipolare da dietro le quinte il regime di Hitler in Germania, di Stalin in Russia, di Churchill in Gran Bretagna e di Roosevelt negli Stati Uniti. Utilizzarono il loro braccio tedesco per causare il problema, invadendo la Polonia, e come soluzione i loro altri consociati scesero in guerra insieme alla Germania per scatenare un conflitto globale che portò addirittura a toccare l'estremo oriente con il Giappone. Come vi dicevo nell'episodio precedente, al giorno d'oggi, 2022, vi ricorda qualcosa? Questo esportare democrazia bombardando, proteggere bombardando, vi ricorda qualcosa? Oppure difendere la pace armando fino ai denti l'Ucraina e questi movimenti occulti, vi ricorda qualcosa? Continuando con il testo, ormai non è più un mistero il perché le famiglie Rockefeller e Bush e altri illuminati negli USA abbiano finanziato la macchina da guerra di Hitler e dei nazisti contro cui gli americani in seguito si sarebbero battuti. Quasi 20 anni fa rivelai il coinvolgimento di Prescott Bush, padre di W. Bush e nonno di George W. Bush, nei finanziamenti ai nazisti. Inoltre parlai di un'operazione Bush-Harriman chiamata Union Banking Corporation, UBC. Poi nel 2001 questo collegamento venne pubblicamente esposto anche da John Loftus, presidente del Museo dell'Olocausto della Florida ed ex giudice dell'Unità per i Crimini di Guerra Nazisti del Dipartimento della Giustizia statunitense. In un discorso durante il Sarasota Reading Festival, Loftus disse che i maggiori industriali nazisti erano anche i proprietari segreti dell'operazione UBC Harriman Bush, controllata dai Rothschild, e che trasferivano i soldi alla UBC attraverso una seconda banca che si trovava in Olanda, anche dopo che gli Stati Uniti ebbero dichiarato guerra alla Germania. La banca venne liquidata nel 1951, disse Loftus, e il nonno del presidente Bush Jr., Prescott Bush, e il bisnonno, Herbert Walker, ricevettero $1.5 milioni come parziale contributo a quello scioglimento. Loftus aggiunse di essere in possesso di un fascicolo di documenti che
provano che la banca e Prescott Bush avevano avuto a che fare con il denaro dei nazisti. È così che i Bush hanno fatto fortuna. Il loro denaro viene dal Terzo Reich. La tecnica problema reazione soluzione e la rete globale degli Illuminati spiegano anche il motivo per cui la famiglia Rockefeller, controllata dai Rothschild, finanziò il lavoro di Ernst Rudin, igienista razziale hitleriano di punta all'Istituto Kaiser Wilhelm di eugenetica, antropologia e ereditarietà umana in Germania. Questo lavoro, tra virgolette, comprendeva anche gli orribili esperimenti condotti sui prigionieri dei campi di concentramento da individui folli quali Josef Mengele. Lo scrittore e ricercatore Anton Kaitkin afferma che le parti del corpo appartenenti alle vittime venivano consegnate a Josef Mengele, Verschuer e all'altro contingente collegato ai Rockefeller presso il Wilhelm Institute, chiusa citazione. Dietro il movimento dell'eugenetica, che puntava all'ottenimento di una razza pura, vi erano i Rothschild, i Rockefeller e gli Harriman. Costoro sono ibrido rettiliani e quindi, come i loro padroni, arconti, sono ossessionati dalla genetica e considerano gli esseri umani come la maggior parte degli esseri umani considera i capi di bestiame. Osservando le cose da questa prospettiva viene risolto anche un altro mistero della Seconda Guerra Mondiale, perché il governo americano nel 1941 non rispose all'attacco giapponese di Pearl Harbor quando, come hanno dimostrato molti studi dettagliati, aveva ricevuto una lista di conferme del fatto che tale attacco era imminente. Problema, reazione, soluzione. Ecco il motivo. Il presidente Franklin Delano Roosevelt vinse un'elezione dicendo che non avrebbe mandato giovani uomini e donne in guerra in Europa, ma sapeva esattamente che invece lo avrebbe fatto e aveva bisogno di una ragione per infrangere la promessa, mantenendo al tempo stesso la propria credibilità. Pearl Harbor servì allo scopo e Roosevelt disse che sebbene non volesse entrare in guerra, non aveva altra scelta. Nell'attacco di Pearl Harbor morirono quasi 2500 persone, per lo più facenti parte del personale navale. Si stima che le vittime della Seconda Guerra Mondiale furono tra i 50 e i 70 milioni, ma le stirpi ibride ovviamente se ne fregano. Non provano empatia, non subiscono conseguenze emotive. Chiunque faccia parte dell'esercito o chi sta pensando di arruolarsi dovrebbe tenere bene a mente che a quelli non importa un accidente se un soldato rimane mutilato a vita o viene ucciso. Per loro le persone sono unicamente dei mezzi per conseguire un obiettivo. Qualcuno è ancora convinto che l'11 settembre le stirpi non avrebbero ucciso 3.000 persone per giustificare tutte le guerre e la distruzione delle libertà che seguirono. Ciò che accadde l'11 settembre del 2001 a New York è un classico esempio di problema reazione soluzione. Non mi dilinguerò su questo argomento adesso. In altri libri ho scritto un'infinità di cose sull'orchestrazione di quegli attacchi, ma riassumendo, a malapena un singolo fatto dalla versione ufficiale collima con un altro. Se un fatto è vero, allora quell'altro non può esserlo, e così via. I media convenzionali, tra parentesi come sempre oggi più che mai, ripetono la storiella ufficiale senza metterla in discussione, mentre si tratta soltanto di una copertura per nascondere che gli agenti ibridi, tra cui il Mossad israeliano, rothschildiano, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli USA, NSA, la CIA e le altre agenzie militari collegate, DARPA non da meno, guidarono intenzionalmente quegli aerei contro gli edifici e fecero saltare in aria il Pentagono. La storia dello schianto è una stupidaggine. Quel giorno, a New York, la dea di Babilonia ne fu testimone. Gli aerei che si schiantarono contro le torri gemelle erano droni telecomandati a distanza e non quelli partiti da Boston con passeggeri a bordo. Subito dopo le torri gemelle vennero fatte crollare con una forma di demolizione controllata, in cui ogni piano viene fatto esplodere prima di essere impattato da quello superiore. Ecco perché vi fu un'implosione degli edifici, che caddero dritti dritti al suolo su cui poggiavano e non di lato, ovvero ciò che tipicamente si verifica nelle demolizioni controllate. Al giorno d'oggi vi dico sinceramente, seguendo soprattutto le nostre ultime ricerche, a riguardo di secret weapons, armi silenziose, potrebbe addirittura di trattarsi di qualcosa di simile, armi a energia diretta. Tornando al testo, questo spiega anche perché gli edifici precipitarono a caduta libera, senza incontrare alcuna resistenza. Vedi il mio libro Alice nel Paese delle Meraviglie e il disastro delle Torri Gemelle. Ecco perché la versione ufficiale dei fatti dell'11 settembre è una menzogna colossale. Oppure la guida di David Icke alla cospirazione globale, come fermarla. Infine, il risveglio del leone. Umanità
mai più in ginocchio. Questi per i dettagli di ciò che accadde l'11 settembre, oppure consultate l'archivio su davidicke.com, dove troverete un'intera raccolta di articoli e video sull'argomento. Le famiglie della stirpe orchestrarono gli attacchi dell'11 settembre tramite le loro agenzie governative, la rete dell'intelligence e dell'esercito come scusa per compiere cambiamenti fondamentali nell'ordine mondiale. La storia di copertura degli attacchi terroristici islamici venne usata per spaventare la gente, giustificare le guerre e un assalto globale alle libertà basilari da parte dello Stato di polizia che da allora è sempre più presente. Hitler giustificò l'introduzione della Gestapo esattamente nello stesso modo dopo che i nazisti dettero fuoco al Reichstag di Berlino, l'edificio del Parlamento tedesco, incolpando qualcun altro. Hitler disse che la Gestapo era necessaria per proteggere la gente. Cito: «Esiste un demone che minaccia ogni uomo, ogni donna e bambino in questa grande nazione. Dobbiamo compiere azioni al fine di assicurare la sicurezza interna e proteggere la nostra patria». Chiusa citazione. Queste parole avrebbero potuto essere pronunciate da Bush Jr. nel 2001, o da Blair, o da Obama, o da Cameron. Gli agenti delle stirpi dettero la colpa dell'11 settembre a un uomo della CIA, da lungo tempo sul loro libro paga, Osama Bin Laden. Costui aveva la propria base in Afghanistan, il che diede loro la scusa per invadere quella nazione e demonizzare il mondo islamico, ovvero parte del cofondatore della commissione trilaterale e mentore di Obama. Nel suo libro La Grande Scacchiera, 1997, scrive, cito: «Inoltre, bisogna considerare che l'America sta diventando sempre più una società multiculturale e, in quanto tale, può essere più difficile creare il consenso su questioni di politica estera, tranne che in presenza di una minaccia nemica enorme, diretta e percepita a livello di massa». Chiusa citazione. Questa minaccia nemica era la minaccia del terrorismo che venne data alla luce l'11 settembre. Scelsero di fare una guerra al terrorismo perché è la guerra senza fine, di cui George Orwell parla nel suo profetico libro 1984. Quando si può dire di aver vinto e messo fine a una guerra al terrorismo? Mai. Infatti l'idea è proprio quella. Modus operandi. In questi avvenimenti che seguono la tecnica problema reazione soluzione si riscontrano temi comuni. Quante persone sanno che l'11 settembre del 2001 erano in corso delle esercitazioni belliche che avevano nomi come Vigilant Guardian, Vigilant Warrior, Northern Guardian e Northern Vigilance, proprio nello stesso spazio aereo dove stavano avvenendo i presunti dirottamenti terroristici o dove gli aerei del sistema difensivo della East Coast venivano trasferiti in altre aree del paese. Alcune di queste esercitazioni simulavano dei dirottamenti su New York e Washington DC, e una in particolare prevedeva lo schianto di un aereo su un edificio governativo proprio nello stesso momento dei veri attacchi. Ma che coincidenze! Ciò venne fatto per creare una totale confusione nei sistemi di difesa militari civili, che sono una responsabilità del NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, e della FAA, Agenzia Federale per l'Aviazione Civile. Ho ascoltato le registrazioni del NORAD di quel giorno e ne ho pubblicate alcune in altri libri. Che quella confusione fosse orchestrata e sotto gli occhi di tutti. Al NORAD qualcuno chiese: «Ma è un attacco vero o un'esercitazione?» Questo permise ad altri ufficiali del NORAD, quelli che facevano parte della squadra che organizzò l'11 settembre, di indirizzare i caccia nella direzione sbagliata e provocare un ritardo nel loro arrivo, finché il tutto non fu compiuto. Quanti sanno che il 7 luglio del 2005 veniva fatta un'esercitazione nelle stesse stazioni della metropolitana di Londra, proprio nello stesso momento in cui stavano esplodendo le vere bombe, o che a Madrid un'esercitazione antiterrorismo della NATO si era conclusa appena prima dell'attentato al treno del 2004, o ancora che fonti ai massimi vertici della polizia di Oslo avevano riferito al quotidiano Aftenposten che la polizia stava conducendo delle esercitazioni di allenamento nelle ore appena precedenti agli attentati dinamitardi e le sparatorie avvenute in Norvegia il 22 luglio 2011 e che nelle due diverse situazioni si ravvisava uno scenario praticamente identico. La bomba di Oslo esplose solo 26 minuti dopo che le esercitazioni della polizia si erano concluse. Potremmo aggiungere anche quanto accaduto più di recente con il ponte Morandi a Genova. E vi chiudo parentesi,
Per il ponte Morandi, anche qui credo che si tratti di energia diretta. Tornando al testo, immettiamo questi dati in un computer e vediamo cosa ne esce fuori. La storia ufficiale degli eventi, problema, reazione, soluzione è esattamente questo, una storia. Il suo scopo è nascondere ciò che è accaduto veramente. Per definizione, le storie di copertura sono menzogne e, vista l'enorme quantità di bugie interconnesse, a un certo punto le contraddizioni diventano ovvie, eccetto che per i media del filone convenzionale. La versione ufficiale degli attentati sui treni del metrò e sugli autobus di Londra del 2005 è ridicola quanto la favoletta dell'11 settembre. Nessuno dei sopravvissuti alla strage vide i quattro presunti attentatori suicidi. Un solo uomo disse di aver visto qualcosa, ma il suo resoconto non risultò credibile. Gli attentatori avrebbero fatto esplodere delle bombe contenute ciascuna dentro uno zaino e a bordo di ognuno dei tre treni del metrò e dell'autobus pare ci fosse un solo terrorista. Ma nel pavimento delle carrozze si erano creati vari squarci e in una delle carrozze tre persone caddero dentro tre buche differenti. Secondo le testimonianze, i passeggeri che si trovavano vicino a uno dei dinamitardi riuscirono a fuggire praticamente illesi, mentre altri che erano lontani dai presunti terroristi rimasero uccisi. 12 ore dopo il salvataggio dei sopravvissuti di una delle carrozze colpite, si fece il conto dei corpi rimasti, che erano 7. Vennero tutti identificati, ma il presunto dinamitardo non era tra loro. Dissero che costui doveva essere stato dilaniato dalla bomba. Tuttavia i passeggeri che stavano accanto a lui erano riusciti a trarsi in salvo senza riportare grosse ferite. Al tempo stesso le autorità dissero di aver ritrovato sulla scena della strage i documenti dei dinamitardi. L'intera storia è assurda perché, come quella dell'11 settembre, non è vera. Non c'è alcun dinamitardo suicida con una bomba nello zaino. Le bombe erano state piazzate sotto i treni dall'intelligence militare. Due termini questi in contraddizione tra loro, suppongo. Ecco perché molte delle persone ferite avevano gambe e piedi dilaniati e le esplosioni sollevarono le carrozze dai binari. La lamiera attorno allo squarcio visto da un passeggero era rivolta verso l'interno, non all'esterno. Ok, nessun problema. Possiamo risolvere la cosa in un baleno osservando la prova più evidente. I rottami delle carrozze. Ops, spiacenti, non si può. Sono state distrutte dalle autorità, esattamente come il metallo delle Torri Gemelle che avrebbe confermato la causa del crollo. Invece venne portato via e venduto per ordine del sindaco di New York ed eroe dell'11 settembre, Rudy Giuliani. La stessa cosa si verificò nel caso delle macerie del Murrah Building di Oklahoma, che avrebbero potuto spiegare ciò che vi accadde nel 1995 durante un altro problema reazione-soluzione. Le macerie vennero rimosse, le fecero controllare a vista da alcune guardie e poi nessuno le vide mai più. Le stirpi sanno come creare e mettere a tacere questi cosiddetti attacchi terroristici false flag, sotto falsa bandiera in italiano, perché controllano i governi, le agenzie di intelligence, l'esercito e i media. Tony Farrell, analista di intelligence per la polizia inglese del South Yorkshire nel 2011, disse pubblicamente che secondo la sua opinione sia l'11 settembre che gli attentati di Londra del 7 luglio furono attacchi organizzati dall'interno, dal governo e dalle agenzie militari. Giunse a questa conclusione dopo aver analizzato le versioni ufficiali, definendole un sacco di bugie. Farrell aveva già stabilito per sua pura soddisfazione che quello dell'11 settembre era stato un attacco false flag. Poi un ministro del governo britannico gli suggerì di investigare anche gli attentati dinamitardi di Londra, in cui erano rimaste uccise 56 persone. Farrell così fece,
e disse che quasi da subito si era reso conto che la storia ufficiale del 7 luglio era una mostruosa bugia, perpetrata dai nostri stessi servizi segreti con la palese complicità del governo di quel periodo. A capo del governo di allora vi era quell'assassino, bugiardo, genetico e fattorino sionista rothschildiano che risponde al nome di Tony Blair. E accadde anche quel giorno, vicino al luogo degli attentati, ci fosse Benjamin Netanyahu, attuale primo ministro di Israele. Il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, è il vigilante che fa rispettare le regole della casata dei Rothschild ed è esperto nell'organizzare eventi terroristici sotto falsa bandiera. Beh, dopo tutto, ha fatto molta pratica. Blair era primo ministro anche quando il dottor David Kelly, esperto in armamenti, fu assassinato dai servizi segreti perché sapeva come smascherare la menzogna sulle armi di distruzione di massa in Iraq. La versione ufficiale della storia che parlava di suicidio è un'altra favoletta dimostrabile. Tony Farrell giunse a quelle conclusioni sull'11 settembre e sul 7 luglio mentre stava elaborando una valutazione delle minacce strategiche per i suoi funzionari di polizia, che includeva anche un esame sulla minaccia del terrorismo. Farrell, indubbiamente un uomo del tutto onesto, decise di includere nella sua valutazione la minaccia di eventi orchestrati dall'interno, dai servizi segreti. Ovviamente venne licenziato prima che potesse includere nella valutazione ciò che aveva scoperto e disse che gli stessi funzionari di polizia che lo avevano buttato fuori lo incoraggiavano a fare ricorso. Il direttore dell'intelligence gli disse: «Tony, cosa possiamo farci? Noi siamo semplici soldatini del governo. Ehi, fifoni signori in uniforme, anche voi avete figli e nipoti che devono vivere nel mondo che gli state lasciando. Smettetela di strisciare e recuperate un po' di spina dorsale». What is hidden from my view by my own assumptions? Stiamo affrontando dei momenti davvero critici e non sappiamo che farcene di topi con la divisa. Grazie. Sulle prime, Farrell non dichiarò apertamente che l'11 settembre e il 7 luglio erano stati orchestrati dall'interno. Fece intendere che l'ordine pubblico era minacciato anche dal fatto che sempre più persone credevano che entrambi gli attacchi fossero opera di quello stesso governo e quelle stesse agenzie che li condannavano e che per giustificarli entravano in guerra. Ma anche questa affermazione era eccessiva per i funzionari di polizia. Tutto ciò che volevano era che il terrorismo islamico fosse considerato la minaccia, nient'altro. Farrell andò comunque fino in fondo e nel 2010 produsse un documentario in cui spiegava nel dettaglio perché le versioni ufficiali sull'11 settembre e il 7 luglio erano errate. Dapprima gli diedero 3 settimane di aspettativa che poi sfociarono in una sospensione. Infine Farrell venne sollevato da ogni incarico. Dovette sottoporsi a un'udienza disciplinare durante la quale l'accusa ammise che quanto Farrell stava dicendo avrebbe potuto essere vero, ma che le sue opinioni erano incompatibili con la versione ufficiale degli eventi e quindi non ammissibili. A Farrell non venne mai detto che le sue convinzioni erano sbagliate, ma solo inaccettabili. Vedete come funziona? Inoltre, egli confermò che quanto costituisce o non costituisce una minaccia viene deciso dall'alto e imposto agli analisti di intelligence della polizia. Farrell definì tutta la faccenda una mostruosa tirannia. Farrell è cristiano e a tale proposito vorrei dire qualcosa. In questo e altri libri ho smascherato la religione cristiana e piuttosto a ragion veduta, ma ci sono molte persone che prendono la parte migliore della filosofia cristiana e la esprimono nelle loro vite. Tuttavia costoro non fanno ciò che è giusto grazie alla loro religione. Lo fanno per un senso di giustizia, equità e onestà. Un altro aspetto degli eventi sotto falsa bandiera consiste nel costruire un'immagine per manipolare la percezione pubblica. Sanno che la maggior parte delle persone non memorizza i dettagli, quindi dicono ciò che è necessario per spacciare una percezione di quanto succede. E più semplice è, meglio funziona. Immediatamente dopo l'11 settembre, una rappresentatrice delle news della BBC raccontò, senza nemmeno ridere, che l'FBI aveva indetto una conferenza stampa per annunciare il ritrovamento vicino a Ground Zero del passaporto di uno dei presunti dirottatori. Un passaporto di carta era scampato alla palla di fuoco generata dall'impatto degli aerei sugli edifici, nonostante non si riuscì a ricomporre gran parte dei cadaveri. Questo colpaccio mise persino in secondo piano un altro ritrovamento incredibilmente fortunato, quello del bagaglio del presunto capo dei dirottatori.
Mohamed Atta, che all'aeroporto Logan di Boston per errore non venne caricato all'aereo. Quindi il contenuto di quella borsa poté confermare il coinvolgimento di Atta. I dirottatori lasciarono copie del Corano in vari hotel e noleggiarono auto praticamente ovunque si recassero, secondo la versione ufficiale della storia. Ma chi erano? L'equivalente musulmano dei Gedeoni, per caso? Sembra anche che avessero lasciato in giro manuali di volo e taglierini. Naturalmente non c'è nulla di vero in tutto questo, ma per la maggior parte della gente non c'è bisogno che lo sia. Ehi cara, dicono che hanno trovato il passaporto di uno dei dirottatori. Vedi, sono stati quei musulmani. E a che ora inizia il quiz? Come dice una vecchia canzone, io credo nei miracoli. Un grandioso esempio di come si vende un'immagine si è visto nel 2010 con quella sciocchezza dei pacchi bomba trasportati sugli aerei di linea partiti dallo Yemen. Durante quei momenti di panico creato ad arte, vidi sulla CNN delle immagini che mostravano un aereo di linea Emirates mentre veniva scortato nell'aeroporto di New York da due caccia statunitensi, uno per lato. Il servizio diceva che si era deciso di fare così perché, stando alle voci che circolavano, quell'aereo avrebbe potuto trasportare un pacco bomba confezionato nello Yemen. Oh mio Dio! Comunque, la mia domanda è: se su quell'aereo ci fosse davvero stato un pacco bomba e fosse esploso, cosa avrebbero fatto i caccia militari? Signore e signori, è il vostro capitano che vi parla. Vi chiediamo gentilmente di avviarvi con calma verso lo squarcio sulla fiancata del velivolo e saltare in maniera ordinata sul jet dell'Air Force qui a lato. Grazie per aver scelto di volare con noi. Sono tutte stronzate, ma naturalmente la finalità era quella di far vedere alla gente un aereo passeggeri e dei caccia militari volare insieme per vendere un'immagine. Ha tutto a che fare con la manipolazione delle percezioni, il controllo mentale. Rivolta, reazione, soluzione. Ci sono momenti in cui rasento la disperazione nel vedere l'ignoranza che abbonda ad ogni livello della società globale riguardo alla manipolazione della percezione umana. Le violente sommosse, gli incendi dolosi e i saccheggi compiuti a Londra e in altre città britanniche nell'agosto del 2011 mi hanno fatto davvero scuotere la testa. Perpetratori, vittime e pubblico in generale hanno seguito il solito copione scritto per loro molto tempo fa, senza nemmeno sapere che tale copione esistesse. La gente ha creduto di mettere in atto azioni e reazioni personali, ma non è stato così. Nel 2009 scrissi una newsletter intitolata «Per favore, non create sommosse, è proprio quello che vogliono». Era evidente ciò che sarebbe successo sulla scia del disastro economico, gli stenti e il comprensibile risentimento di quanti soffrono delle conseguenze della crisi. Il bailout delle banche e i programmi di austerità avrebbero scatenato una violenza tale da giustificare l'ulteriore avanzamento di uno stato di polizia. Problema, reazione, soluzione. Gli accadimenti inglesi fondamentalmente hanno seguito lo stesso copione delle sommosse di Los Angeles del 1992, quando alcuni poliziotti vennero ripresi mentre picchiavano un uomo di nome Rodney King e alla fine furono assolti. Migliaia di persone protestarono violentemente per 6 giorni e il risultato fu di 53 morti. Anche questo ai giorni d'oggi vi ricorda qualcosa? Il Rodney King di Londra era un altro uomo afroamericano, il 29enne Mark Duggan, padre di 4 figli, ucciso il 4 agosto del 2011 dalla polizia a Tottenham, un quartiere nella zona nord di Londra. Duggan si trovava a bordo di un taxi. La polizia ammise che Duggan non aveva sparato e l'inchiesta, che spesso è solo una copertura, ebbe come motivazione il fatto che la polizia inglese dimostra di essere sempre più dal grilletto facile. La famiglia e gli amici di Duggan, a cui si aggiunsero altre 300 persone, misero in atto una protesta pacifica fuori dalla stazione di polizia di Tottenham, ma a un certo punto, dopo una discussione scoppiata tra uno dei manifestanti e i poliziotti, apparentemente causata dall'atteggiamento di indifferenza nei confronti dei familiari di Duggan, qualcuno iniziò a lanciare delle bottiglie e altri oggetti. Un testimone attendibile raccontò alla BBC che i guai iniziarono quando la polizia attaccò una ragazza di 16 anni che aveva solo chiesto spiegazioni su cos'era successo a Mark Duggan. Improvvisamente scoppiò una baraonda. I disordini imperversarono per tutta la notte nell'area di Tottenham e nei giorni successivi si diffusero anche in altre zone di Londra. Edifici e veicoli vennero incendiati, i negozi saccheggiati.
Sulla falsa riga di quanto stava accadendo, le rivolte scoppiarono anche in altre grandi città inglesi, tra cui Birmingham, Manchester, Liverpool e Bristol, con ancora più violenza, distruzione e saccheggi. 5 persone morirono e i danni superarono i 200 milioni di sterline. Quindi i disordini erano il problema e subito arrivò la soluzione. Il primo ministro britannico David Cameron, che ha legami con i Rothschild, annunciò che alla polizia sarebbero stati conferiti ulteriori poteri al fine di disperdere le folle e che si sarebbe esteso il coprifuoco. Disse inoltre che sarebbero potute essere adottate restrizioni nei confronti dei social network come Twitter e verso il sistema di messaggistica dei cellulari, tra parentesi cosa che è successa proprio in questi ultimi anni. Parlò anche di limitare su tutto il territorio nazionale i movimenti di adulti e bambini accusati di appartenere a qualche gang. Per la prima volta in territorio britannico, sui rivoltosi sarebbe stata utilizzata tutta la tecnologia disponibile, compresi cannoni ad acqua, proiettili di gomma e inchiostro spray per poterli poi identificare. E in più, ecco, ci siamo. I ministri stanno considerando se affidare all'esercito alcuni compiti della polizia per avere più poliziotti disponibili da utilizzare in prima linea nelle strade. Le rivolte erano solo un espediente per giustificare il progredire di uno stato presidiato da polizia ed esercito. Il progetto globale è già in atto. Negli Stati Uniti le forze militari vengono impiegate per far rispettare alcune leggi a dispetto del Post Comitatus Act del 1878 che proibisce ai membri delle forze armate di esercitare i poteri delle forze dell'ordine per far rispettare la legge e l'ordine sulle proprietà non federali, stati, contee e divisioni municipali, tra parentesi, entro i confini degli Stati Uniti. Il testo è molto chiaro, direi, no? Eppure stanno preparando 20.000 soldati per presidiare l'America e, alla luce dei disordini del 2011, anche nel Regno Unito si sta considerando la stessa possibilità. Le autorità statunitensi stanno anche cercando di scatenare sommosse e conflitti per giustificare lo spiegamento delle truppe e, proprio per questo, è essenziale che la gente non ci caschi. Il primo ministro David Cameron non ha accolto l'idea che la povertà dilagante abbia in qualche modo favorito i disordini scoppiati in Gran Bretagna, perché ciò implicherebbe anche una sua responsabilità e questo non potrebbe mai accadere. Lui incolpa i genitori e una cultura che glorifica la violenza, che mostra il non rispetto verso le autorità e parla sempre di diritti ma non di responsabilità. Cameron ha promesso di ristabilire il senso della moralità. Costui è l'uomo che ha ordinato il bombardamento quotidiano su intere città della Libia, una campagna di omicidi di massa che ha preso di mira ospedali, università, stazioni televisive e altre zone abitate da civili, uccisi a migliaia. Tutta questa morte e distruzione ai danni di persone e comunità innocenti non aveva che uno scopo: eliminare il colonnello Gheddafi per conto dei banchieri e soci di Cameron, la rete dei Rothschild, e permettere la confisca delle risorse bancarie e petrolifere libiche. Quell'ipocrita smisurato parla di una cultura che glorifica la violenza e di ristabilire il senso della moralità. In confronto a queste carneficine, a questa immoralità e a questo insensibile disprezzo nei confronti della vita umana, un tizio che ruba un televisore non è neppure perseguibile. Un furto, per quanto sbagliato sia, non può essere minimamente paragonato alle ruberie che i banchieri soci di Cameron perpetrano in tutto il mondo ai danni della gente, con denaro a trilioni che passa di mano in mano nel tentativo di trasferire ricchezze dal popolo ai banchieri e dai poveri ai ricchi, a un livello tale che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Cameron è spuntato fuori dallo stesso piattino di cultura politica che ha generato anche Barack Obama, Tony Blair e Hillary Clinton. Costoro parlano di valori e moralità e intanto, non appena si presenta l'occasione, bombardano gli innocenti. Quando aprono bocca in realtà lo fanno per conto della cricca rothschildiana e Cameron ostenta indignazione morale, cosa che chiaramente non ha, solo per vendere il marchio dello Stato orwelliano. Sull'onda di un altro problema reazione-soluzione risultante dai disordini scoppiati in Inghilterra, Cameron annunciò di essere stato consigliato dall'ex capo della polizia di Los Angeles e New York, William Bratton, su come contrastare la violenza messa in atto
dalle gangs. Bretton è presidente della Kroll, una nota società privata che si occupa di misure di sicurezza e che risulta strettamente collegata al Mossad israeliano e alla CIA, responsabili della sicurezza all'epoca dell'11 settembre. Apparentemente Cameron voleva mettere Bretton a capo della Metropolitan Police di Londra, ma ebbe delle difficoltà nel convincere i suoi colleghi ad assumere un ufficiale di polizia americano nelle forze dell'ordine britanniche. Non ho alcun dubbio sul fatto che i disordini furono pre-pianificati, come pure quelli di Los Angeles del 1992. Innanzitutto si deve creare una sorta di polveriera emotiva con livelli elevati di disoccupazione, programmi di austerità e frequenti controlli da parte della polizia, esattamente ciò che accadde a Los Angeles, e poi utilizzare degli agenti provocatori per dare fuoco al tutto. Da lì le cose si muovono da sole. I criminali, ma anche persone sinceramente arrabbiate e risentite a causa della propria condizione, colgono questa opportunità per sfogare istinti delinquenziali, collera e frustrazioni. Poi al telegiornale danno notizia di tutto questo e altri iniziano a farlo in varie zone. Appena si accende la TV si ha come l'impressione che l'intero paese sia in preda al caos e la popolazione sia attanagliata dalla paura collettiva di poter vivere in prima persona una simile esperienza. Missione compiuta, e la soluzione è già pronta. All'inizio delle rivolte scoppiate in Inghilterra, molti notarono che la polizia rimaneva semplicemente a guardare mentre i saccheggiatori agivano indisturbati, e questo è un altro segnale inequivocabile. Alcuni testimoni oculari riferirono che i poliziotti osservavano e non intervenivano per fermare il saccheggio dei negozi. Questo atteggiamento era così evidente che senza ombra di dubbio la polizia stava eseguendo degli ordini. In seguito alcune fonti delle forze dell'ordine londinesi dissero che ai poliziotti era stato ordinato di stare fermi e osservare, indipendentemente da ciò che accadeva, e di non arrestare vandali e rivoltosi. Tutto questo faceva parte della messa in scena. Più si lascia che le cose peggiorino e più paura e indignazione si ingenera nel popolo. Le persone che abitavano vicino al luogo in cui Mark Dugan venne colpito a morte raccontarono ai reporter che un veicolo di sorveglianza della polizia aveva filmato la strada per giorni e giorni prima dell'uccisione. Dissero di aver visto poliziotti abbigliati e armati di tutto punto che rimanevano nascosti dietro ai cespugli e che il taxi su cui viaggiava Mark venne portato via da lì subito dopo l'accaduto e poi riportato sul posto. Dalla bocca dei partecipanti, delle vittime e del governo uscì solo ciò che la mano nascosta voleva sentir dire. Ecco l'intenso racconto di uno dei rivoltosi. Io capisco la sua frustrazione causata dalla povertà, dalla disoccupazione e dal dover vivere in una casa fatiscente. So cosa cerca di dire e perché lo dice. Ma anche egli è caduto nella trappola preparata appositamente da coloro a cui si oppone. Cito: faccio casino perché sono arrabbiato. La rabbia mi avvolge come una coperta ogni giorno della mia vita. Sono arrabbiato perché sono povero, sono sempre stato povero e so che non potrò mai permettermi tutte quelle belle cose che la gente dovrebbe avere. Sono arrabbiato perché la mia vita è uno schifo e so che lo sarà sempre. Sono arrabbiato perché non ho un futuro, nessuno mi darà mai un lavoro decente o una mano per aiutarmi. Vivrò sempre nella stessa casa, schifosa, in cui la mia famiglia ha sempre vissuto e mi daranno sempre lo stesso sussidio. Vergognoso. Sono arrabbiato perché vivo in un posto schifoso pieno di povertà, crimini, vandalismo, bande, spazzatura, sporcizia, emarginazione. La maggior parte delle volte sfogo la mia rabbia su me stesso e mi lancio in una serie di comportamenti autolesionisti molto creativi. Ma talvolta, come l'altra notte, faccio scoppiare altrove la mia rabbia. Lascio che prenda il sopravvento e per un istante provo un profondo senso di liberazione. Faccio casino perché odio la polizia e perché so che la polizia odia me. Vedo molti poliziotti razzisti e violenti e ogni volta mi trattano come feccia, mi stanno intorno e mi incolpano di tutte le cose brutte che succedono. E quando cammino per strada mi perseguitano. Li odio perché pensano di essere Dio e non devono rispondere a nessuno di quello che fanno. Li odio perché non mi rispettano. In una rivolta puoi reagire contro la polizia, puoi stare davanti a loro e dirgli come ti senti veramente. Chiusa citazione. Comprendo perché dice tutto questo e chi come lui vive la stessa situazione nelle città di tutto il mondo capirà ancora più profondamente le sue parole.
ma tutte queste persone che prendono parte alle sommosse in qualunque zona di qualunque paese sono state prese in un movimento a tenaglia accuratamente pianificato. Le autorità creano sistematicamente le circostanze che generano collera, risentimento, senso di dispersione e sfiducia e vogliono che la gente si ribelli in modo violento e faccia esplodere la propria rabbia, in modo da poter tirare fuori le soluzioni che già attendono di uscire da dietro le quinte. Uno stato presidiato dalla polizia e dall'esercito e propinate come la risposta necessaria a mantenere l'ordine. A sostegno di questo piano ci sono anche le vittime delle sommosse e la paura della gente di diventare una vittima a propria volta. In Gran Bretagna sono molte le persone che hanno chiesto di mettere l'esercito a guardia delle strade, il che, guarda caso, è esattamente ciò che le autorità vogliono fare. Ancora una volta, posso capire come mai le persone parlino così a causa del risentimento e della paura. Si sentono vulnerabili e cercano protezione, di qualunque genere essa sia. Il politico Nigel Farage dell'alternativo Independence Party britannico si recò dritto dritto alle camere a richiedere un coinvolgimento delle forze armate. Questi portavoce politici che non fanno parte del complotto e sono la maggioranza non hanno la minima idea di cosa stia realmente succedendo qui. I disordini scoppiati in Gran Bretagna sono stati una guerra psicologica sui rivoltosi, sulle vittime e su chi li stava a osservare, nessuno escluso. Il tutto aveva lo scopo di giustificare uno stato militare e di polizia, sì, ma anche dividere e governare la popolazione, sfruttando le tematiche razziali e l'estrazione sociale, sviando così l'attenzione da altre questioni. E anche oggi, al giorno d'oggi, per l'ennesima volta, vi ricorda qualcosa? Come anche è stato documentato, gli stessi movimenti Antifa, Black Lives Matter e altri sono stati creati e strumentalizzati, prezzolati dalle stesse forze occulte. C'è bisogno che la gente si faccia furba e capisca a quale gioco si sta giocando. Chi legge i miei libri lo sa già, ma moltissime persone non hanno ancora la conoscenza di base e quindi offrono i loro servigi a quello stesso sistema contro cui organizzano sommosse. Dobbiamo mettere in atto una non cooperazione pacifica e non disordine e violenza che servirebbero solo gli interessi del dragone. Questo è fondamentale perché ciò che abbiamo visto in Gran Bretagna e in gran parte di altri paesi in risposta alla catastrofe economica e alla brutalità della polizia è soltanto l'inizio del piano e non è ancora nulla in confronto ai disordini e agli sconvolgimenti che le stirpi degli illuminati intendono provocare. Vi ricordo che questo test è del 2013. Se gli appartenenti a tutte le fazioni non si renderanno conto di cosa succede e non si uniranno per sfidare ciò che sta prendendo di mira ciascuno di noi, allora si scatenerà l'inferno. Tutto questo ha già preso il via, anche se è solo all'inizio, e noi dobbiamo urgentemente far circolare le vere informazioni sugli accadimenti mondiali. Per favore, non ribellatevi in modo violento, perché le rivolte sono solo problemi, reazioni, soluzioni che fanno progredire lo stato di polizia e dell'esercito ancor più rapidamente. Nessun problema, reazione, soluzione. Solo per adesso ci fermiamo qui. Ci aspettano tantissime altre coincidenze, o meglio prove, dello stesso modus operandi. Vedremo molte tecniche di manipolazione dell'essere umano a 360 gradi ed inizieremo a concentrarci sui loro rituali magici occulti e perché li praticano costantemente. Se apprezzi il nostro lavoro, per favore lascia un bel like, iscriviti e condividi. Grazie di cuore a tutti voi come sempre. Non appena pubblicata, spunterà qui il bottone per la parte successiva.